Invitiamo adesso a parlare il dottor Giorgio Albertini, neuropsichiatra responsabile. Come? Come? Ah, responsabile del Centro per lo Sviluppo Infantile dell'Istituto San Raffaele di Roma, che ci parlerà della valutazione dello sviluppo emotivo secondo il modello DOSEN. Sì, sì, perfetto, grazie. Buonasera. Grazie professor Bianchi dell'invito e grazie quindi all'Istituto di Ortofonologia. Ovviamente mi complimento per l'articolazione del convegno proprio sul processo diagnostico e soprattutto direi quello che adesso mi appresterò a trattare, devo dire che sicuramente nella vostra trova sicuramente un bel contesto nell'ambito di quello che avete trattato molto 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 bene. Quando mi ha invitato a parlare mi ha chiesto di portare un'esperienza specifica, questo che è l'esperienza del professor Dosen, che praticamente è uno dei pochi psichiatri che 30 anni fa cominciò nell'universo del mondo delle disabilità dello sviluppo, di quello che oggi potremmo definire disturbi del neurosviluppo, poneva l'attenzione e dava molta importanza alla valutazione dello sviluppo emotivo. Valutazione dello sviluppo emotivo che è stato per moltissimi anni grande trascurato, o comunque magari tutti ne parlano, ma poi nei processi diagnostici spesso tutto andava a finire in quello che è stato detto molto bene, quindi nessuno in questa stanza, anche per non essere tacciati di approccio antiscientifico, perché c'è anche qualcuno che ritiene sulla base di una cattiva interpretazione dell'evidence-based medicine, che ovviamente sottolinea l'importanza di andare verso strumenti che possano supportare l'evidenza, ma non è che alcuni begli strumenti di qualitativo non debbano essere più utilizzati, perché questo implicherebbe una negazione di un percorso scientifico che chiaramente dobbiamo ovviamente valorizzare. Sicuramente quello che ovviamente anche noi abbiamo un istituto di ricerca dove io ho replicato, mi fa piacere aver incontrato l'amico Trappolino, ci siamo conosciuti, lui proprio giovanissimo e io anche io giovane allora, perché avevamo cercato di replicare dei modelli, perché cercavamo di coniugare due parole chiave, organizzazione e creatività. L'esperienza allora americana era un'esperienza di organizzazione molto efficiente e quindi nel modello che prima abbiamo replicato presso il Bambin Gesù dal 1981 al 1997, in una certa fase anche in questo settore dell'istituto di ricerca, siamo passato poi al San Raffaele dove ho potuto organizzare un centro e come potete vedere un po' dalle fotografie era effettivamente la possibilità anche di costruire spazi e contesti che fossero fatti in un certo modo, cioè la nostra idea è che non accettavamo questa idea che la politica ha sempre portato avanti. Tra l'altro io sono di tradizione un neurologo, quindi è molto interessante che sia un neurologo a parlare di sviluppo emotivo, perché le neuroscienze hanno riunito alcuni aspetti nell'approccio al cervello che è davvero molto interessante. Dicevo, non accettavamo l'idea che i servizi di neuropsichiatria infantile fossero negli scantinati, fossero in strutture sempre molto orripilanti, mentre invece erano proprio quei servizi che dovevano essere i centri di riabilitazione, i servizi di neuropsichiatria infantile, dovessero essere quantomeno dignitosi in ambienti non di lusso, ma che fossero costruiti secondo una certa idea. Condivido molto l'idea della sala d'attesa. Pensate che nella sala d'attesa facemmo, ovviamente i nostri genitori quando vengono sanno che gli ambienti sono videoregistrati, se occorre, e ad esempio io visito e ho un televisore che è proiettato costantemente sulla sala d'attesa, proprio perché ovviamente la sala d'attesa permette di monitorare tantissimi aspetti, sia di tipo organizzativo che di tipo clinico, e quindi certamente l'organizzazione degli spazi era importante. Ricordo sempre con molta emozione il 1996 quando un architetto venne con noi negli Stati Uniti per vedere i modelli organizzativi e poi replicare quello che si è fatto. Ovviamente parleremo adesso del modello DOSEN, perché questo è il taglio che ho cercato di dare a questa relazione. Ovviamente noi ci siamo occupati in questi anni di seguire bambini e poi sono diventati nel tempo dei ragazzi e dei giovani adulti con diversi tipi di disabilità dello sviluppo. Beh, chi mi conosce sa che io ho avuto un'esperienza molto specifica con la sindrome di Down, dalla quale ho imparato moltissimo, perché allora sulla sindrome di Down 30 anni fa
c'era tutta la ricerca addirittura pregenomica, poi abbiamo assistito a tutte le informazioni della genomica e siamo ora nell'informazione della postgenomica, come avete sentito questa mattina, dell'epigenetica. E quindi in un certo senso la sindrome di Down è stata una chiave di lettura che ci ha permesso di capire molto meglio lo sviluppo dei bambini. Chiaramente ci siamo occupati poi di altre forme di disabilità intellettiva, certamente l'avete detto molto bene, sono aumentati i bambini con disturbi della comunicazione o disturbi anche poi specifici del linguaggio, e poi tutto il capitolo dei disturbi specifici dell'apprendimento, tra l'altro insieme all'amico Giampaolo Lamalfa, correlatore di questo intervento, abbiamo scritto un articolo sui correlati emotivi dei disturbi specifici dell'apprendimento, abbiamo fatto un'analisi critica della letteratura perché si parla di tutta una serie di aspetti ma non si tiene conto, a volte anche bambini con una disabilità apparentemente così piccola hanno dei correlati emotivi, alcuni internalizzati, alcuni esternalizzati, direi davvero importanti, e quindi anche nell'organizzazione dei servizi chi non tiene conto di questi aspetti forse non legge sufficientemente la letteratura o legge solo alcuni aspetti della letteratura, e quindi potremmo anche invitarli a leggere contributi altrettanto scientifici che prendono in considerazione aspetti un po' più che riguardano anche altre aree dello sviluppo. Abbiamo una piccola esperienza di disturbi dello spettro autistico, nei quali però siamo stati apprezzati per aver portato anche all'interno di questa categoria di problemi alcuni elementi che probabilmente alcuni genitori hanno considerato importanti, e poi abbiamo un grosso capitolo sui disordini del movimento, perché abbiamo un laboratorio per lo studio del movimento da 17 anni che ci permette misure quantitative, proprio perché non è che io sono amante delle misure soltanto qualitative, pensate che quantizzare il movimento in termini quantitativi è stato assolutamente possibile, ci sono sistemi optoelettronici, sistemi che ci permettono di calcolare momenti articolari, ci permettono di calcolare potenze, e quindi abbiamo strumenti che ci permettono anche approcci quantitativi e valutazioni quantitative. Questa è una bellissima diapositiva che è frutto di un progetto di ricerca che abbiamo fatto in collaborazione con l'istituto che fa ricerca di base a New York, dove vedete praticamente rappresentiamo la persona come una piramide che ascende, e dove la qualità di vita ovviamente è l'endpoint, e insieme anche al professor Dosen si definivano poi le varie fasce di età, ovviamente in un bordello che ormai è riconosciuto a livello internazionale come lifespan. Perché? Perché a un certo punto abbiamo cominciato a dire andiamo a vedere quello che succede in età adulta per tornare indietro e cambiare i servizi in età pediatrica, perché probabilmente se capiamo che certe situazioni vanno così male forse dovremmo tornare indietro e provare a modificare quello che facciamo. E vedete che poi c'è un approccio per dimensioni, questo peraltro nel piano di indirizzo della riabilitazione, quaderni del Ministero del 2011, è stato rappresentato esattamente non come piramide, però ci sono queste dimensioni che sono la dimensione biomedica, la dimensione dove c'è il motor, c'è la dimensione del communication and language, c'è la dimensione del cognitive, e il cognitive l'abbiamo rappresentato e considerato funzioni neuropsicologiche di base, intelligenza generale, competenze accademico-didattiche. Poi vedete che c'è l'area della salute mentale, che si correla ovviamente molto con lo sviluppo emotivo, l'area del social environmental, l'area del adaptive, quindi tutto il discorso delle autonomie, dei comportamenti adattivi, e poi c'è un'area di un behavior lasciata volutamente separata anche per evitare che i comportamenti o i disturbi del comportamento debbano necessariamente avere una connotazione, tra virgolette, legata alla salute mentale. Questo, ricordo, fu oggetto di grande discussione, tanto per dire, se un ragazzo con la sindrome di Prader-Willi ha una ricerca patologica del cibo, non gli puoi dare una connotazione come altri tipi di disturbi alimentari. Quindi l'area del behavior è stata tenuta esattamente. Immaginate che in ognuna di quelle aree dentro ci sono molti strumenti di tipo testistico, per cui abbiamo fatto anche un lavoro di censimento, perché altrimenti succedeva che alcuni test erano nella stanza della psicologa, altri nella stanza della logopedista, quindi almeno abbiamo fatto un censimento, e quindi lì dentro ci sono, è una cartella clinica che è diventata più che clinica, una cartella orientata per la persona che ci permette anche di scegliere quali strumenti utilizzare in relazione al tipo di problema cui ci troviamo di fronte. Ecco, la cosa molto interessante è proprio il discorso del neurosviluppo, quindi evidentemente è chiaro che l'hanno detto molto bene prima, anche in una diapositiva, c'era l'area dello sviluppo emotivo, l'altro grosso pilastro, l'area dello sviluppo comunicativo linguistico, l'area dello sviluppo motorio, l'area dello sviluppo cognitivo, e quindi includendo i tre aspetti di cui vi ho parlato prima. Questa è una mappa concettuale con cui noi spesso vogliamo complessificare e semplificare quello che facciamo, per dire che purtroppo
quello che effettivamente hanno detto prima nella relazione è molto giusto, cioè anche se viene un bambino con un sintomo in ritardo di linguaggio e purtroppo dobbiamo avere la capacità e quindi affrontare una complessità che è di valutare lo sviluppo complessivo del bambino. Vedete che sulla sinistra è rappresentata, come Dosen ha sempre raccomandato, l'area dello sviluppo emotivo, che inevitabilmente abbiamo sentito molto bene parlare della fase dell'attaccamento, la fase quindi chiaramente di quello che sono le prime fasi di adattamento alla vita, che a seconda dei vari stili può permettere la fase poi di separazione e individuazione, chiaramente la strutturazione del sé, al di là delle teorie neurobiologiche o psicanalitiche o altre teorie dell'attaccamento, però sono tutte, hanno in comune una parolina che si chiama il sé, il self, il je, certamente una parola però che è molto importante, perché senza quello sviluppo del sé, con o senza disabilità, chiaramente il bambino è quello attraverso il quale poi si apre al mondo, e quindi lo sviluppo dell'intelligenza sociale, aspetto, ho appena detto una piccola intervista molto importante, è condizionato da questo grande processo ed è grande dimenticato delle valutazioni da parte di gruppi di ricercatori e anche da gruppi clinici. Questo è un elemento grave, perché questo tipo, che, cioè la domanda è, sì, ha la sindrome di Down, ma come sta strutturando il sé quel bambino che ha la sindrome di Down? E ovviamente questo si correla molto bene con la salute mentale, molti studi l'hanno dimostrato, e si correla poi con la qualità di vita. Questo è quello di cui è convinto anche Ivan Brown, che è un grosso ricercatore insieme a Sherlock sulla qualità di vita. Dall'altra parte vedete lo sviluppo cognitivo rappresentato dalle funzioni neuropsicologiche di base, che oggi sono, grazie a Dio, misurabili attraverso il progresso delle conoscenze, attraverso anche il progresso dei test, l'intelligenza generale, e ovviamente a ponte fra movimento e linguaggio c'è il discorso della lingua scritta. Sopra ho scritto altri linguaggi, perché se uno non dispone di un linguaggio sono anche altri linguaggi, e chi si occupa di questo sa quanto sono importanti. Però al centro ci sono i due pilastri, l'azione motoria, l'azione comunicativo-linguistica. Parliamo di azione perché sono presenti due pilastri in cui il bambino in azione conosce il mondo e interagisce con il mondo. E quindi è evidente che molti autori considerano estremamente importante valutare queste quattro dimensioni, che sono quelle che voi avete rappresentato, direi, molto bene. In alto vedete l'ambiente, ho messo appuntamente ICF perché tra gli strumenti è quello che cerca di considerare il funzionamento in relazione alla persona e all'ambiente, e sotto gli aspetti biomedici della genetica, ovviamente l'aspetto percettivo, visivo, uditivo ha un'importanza estrema. Bene, applicando la prospettiva dello sviluppo nell'assessment, diciamo così, neuropsichiatrico e nella diagnosi delle persone condizionate dello sviluppo, insieme al professor Dosen abbiamo visto che lo sviluppo emotivo e di personalità era un importante componente dello sviluppo, che chiaramente gioca un ruolo molto importante in quello che è lo sviluppo dei comportamenti adattativi o dei comportamenti maladattativi. E quindi anche come elemento che poteva correlarsi poi con alcune problematiche di psicopatologia. Pensate che questa relazione infatti è fatta in collaborazione con un'associazione europea, Mental Health in Intellectual Disabilities, cioè cosa vuol dire? La salute mentale, la salute intellettiva, perché c'è una maggiore incidenza, ahimè qualcuno se lo dimentica, di disturbi purtroppo psicopatologici di innesto che non sono legati proprio a quel concetto di vulnerabilità a cui hai fatto riferimento, che è un concetto estremamente importante. È chiaro che i meccanismi interpretativi che permettono di comprendere meglio gli aspetti psicosociali non possono essere solo desunti dalle valutazioni dello sviluppo cognitivo, e purtroppo c'è troppo sbilanciamento nelle informazioni di cui disponiamo nell'ambito dei test cognitivi per poter dare poi interpretazioni sullo sviluppo psicosociale. Ed è chiaro che se vado a fare delle ricerche o delle meta-analisi devo anche tenere conto, quando mi occupo di alcuni disturbi del neurosviluppo, che questo dato conta, perché alcune ricerche sono quantitativamente meno frequenti, ma non è detto che non debbano essere oggetto di attenzione sul piano neuroscientifico. Quindi Dosen ha detto che bisogna passare da un paradigma che è biopsicosociale a un paradigma che è biopsicosocio e di sviluppo. Cioè qui noi abbiamo un problema, non c'è solo la diagnosi di categoria. Io sono stato tra i primi a usare diagnosi categoriale, perché avendo un sistema informatizzato abbiamo cominciato con la classificazione dell'American Association Intellectual and Developmental Disabilities, l'unica che contiene ancora i codici della diagnosi eziologica, e qualcuno se lo dovrebbe andare a ricordare, perché ICD-9 e ICD-10 è semplicemente un indice
numerico, senza nessuna informazione per dire ma sì, disabilità intellettiva, se metti di incerte eziologie magari ti viene il ricordo che forse attualizzare oggi una consulenza genetica potrebbe essere utile, se metti disabilità intellettiva e basta, non hai fatto il medico. Allora dico, per carità, il medico dovrebbe almeno ricordarsi che la diagnosi eziologica esiste, non è ovviamente l'unica diagnosi, ma è una componente. Poi c'è CD9, c'è CD10, DSM4 e finalmente arriva il DSM5 che parla di disturbi del neurosviluppo. È importante perché almeno possiamo coniugare diagnosi di categoria con diagnosi di sviluppo. La domanda non è più soltanto disturbo dello spettro autistico, ma come si sviluppa, come cresce questo bambino con il disturbo dello spettro autistico? E un bambino con una diagnosi di categoria rimarrà sempre soltanto un bambino monocategoriale per quanto riguarda i sintomi? L'esperienza ci insegna che c'è una comorbidità assai importante là dove c'è un disturbo del comportamento o un disturbo dell'interazione, perché non c'è solo il problema del bambino che interagisce con il mondo, ma come interagisce il mondo con lui? E non c'è soltanto, hai fatto bene a dirlo, l'interazione madre-padre-bambino determinante nelle prime fasi dello sviluppo, e vogliamo parlare dell'interazione con la scuola? Vogliamo parlare dell'interazione con il sociale di un bambino che ha difficoltà di interazione di comportamento? E secondo voi questo tipo di interazione, sapendo quanto è vulnerabile il nostro lo sistema nervoso centrale, non rischia di sviluppare una comorbidità? Allora voi capite bene, quello che avete descritto nel modello è molto importante perché c'è la diagnosi di sviluppo, non c'è solo la diagnosi categoriale. Quindi questo modello di Dosen è bello perché è uno dei primi che ha detto psico-socio. E non c'è una parola di sviluppo in italiano, è brutto, il developmental nell'inglese, e quindi ce lo facciamo un inglesismo perché certe parole non si riescono a... Noi tra l'altro abbiamo utilizzato questo sistema valutando quasi più di 2500 bambini, perché noi abbiamo avuto un'idea di video registrare questi sistemi di osservazione, perché è molto semplice, quindi ormai chi viene nel servizio sa, deve fare il video Dosen, è diventato... Però qual è stato il vantaggio? È che il video Dosen... ci ha permesso di usare bambini particolarmente a rischio per quello che riguardava l'area dello sviluppo emotivo e l'area emotivo-comportamentale, e devo dire nella fascia 3-6 anni, anche 2-6 anni è proprio la fascia ideale. E la cosa molto interessante è che questo video veramente ci permette soprattutto di studiare bene la fase di passaggio dalla fase di attaccamento alla fase di separazione e individuazione, poi seguita dalla fase che lui definisce di identificazione e alla fase di consapevolezza. Quindi in un certo senso attraverso questa osservazione è possibile trovare degli elementi che ti permettono di collocare il bambino con o senza disturbo del neurosviluppo all'interno di questo processo di strutturazione del sé. Ed è interessante perché consiste in una, questa è una griglia che permette in qualche modo di vedere quattro momenti di osservazione. Cioè il primo momento uno spiega al bambino, l'operatore, in questo caso lo psicologo o l'educatore, dice guarda adesso io ho da fare, tu puoi giocare, quindi la stanza è organizzata, la telecamera è nascosta, e praticamente ovviamente io ho da fare, tu puoi organizzarti come vuoi. E lì è interessante vedere perché le reazioni possono essere le più diverse, perché un bambino in un ambiente non noto e con una persona a lui estraneo, come si organizza? E lì vengono fuori delle cose incredibili, perché c'è quello che prende esce, c'è quello che si mette lì, si mette seduto davanti alla psicologa e non fa niente. C'è quello che invece si organizza, c'è quello che invece gli parla pure, dice va bene, e dopo un po' fa, hai finito. Chiaramente tutte informazioni che sono estremamente interessanti, tanto il gruppo di lavoro all'inizio per noi è stato composto da me, neurologo, dalla logopedista, dal psicologo ovviamente, ma anche dalla terapista e dalla pedagogista, perché ovviamente c'è anche il nostro gruppo poi un consulente psichiatra, perché chiaramente sono informazioni che poi ognuno può leggere secondo la sua area professionale. E quello che è interessante è che poi segue un secondo momento, dopo 5-7 minuti, in cui invece l'adulto comincia un'interazione attiva e si inserisce sul gioco o sull'attività o sulla non attività che ha messo in atto il bambino, e si vede quindi il bambino come risposta ai tentativi di un'interazione. E anche qui, vi potete immaginare, c'è quello che fa l'offeso perché
per circa 7 minuti ha avuto una mummia davanti a sé, c'è quello che invece accetta subito con entusiasmo, e quindi vengono fuori degli scenari eccezionali. Poi il terzo momento invece entrano i genitori, quindi esce l'operatore che invita i genitori a entrare, e i genitori informati che insomma è una cosa un po' violenta quello di studiare questa interazione, ma devo dire che la compliance o la resilienza dei genitori da questo punto di vista, devo dire, se è spiegato bene quello che si sta facendo, è ottima, e vediamo l'interazione del bambino con i genitori o con i fratelli che spesso partecipano all'osservazione. E poi c'è un quarto momento che invece viene fatto in sala d'attesa, nell'interazione con gli altri bambini, e quindi alla fine c'è un video di quarto d'ora, 20 minuti, perché, però il vantaggio qual è? È che è fatto sempre con questa metodologia, quindi tu puoi avere una dimensione longitudinale, perché altrimenti prima che facevamo video così, video così, video così, quindi invece la stabilità del contesto di osservazione, anche i locali, le stanze del centro sono abbastanza simili, e quindi in realtà anche cambiando stanza i colori sono gli stessi, c'è una certa stabilità di contesto. Quindi chiaramente si cerca di vedere un po' qual è l'aspetto dello sviluppo del temperamento e della personalità, base per la valutazione dello sviluppo socio-emotivo, e noi riteniamo che è la base anche per andare a vedere eventuali segni premonitori di un rischio nell'ambito della salute mentale. Chiaramente nei disturbi dello spettro autistico abbiamo cercato anche di correlare questo strumento con quelli ovviamente più specifici, tipo la ADOS, CARS e la Vineland, proprio perché ovviamente il SAED fino adesso ancora è uno strumento di tipo qualitativo, però c'è una buona notizia, perché ho incontrato il professor Dosen a Firenze e in Olanda l'hanno trasformato in un test validato. Adesso abbiamo un appuntamento a cui, anzi, a questo punto ne ho parlato con il professor Bianchi, vi invito ovviamente, ci saranno un rappresentante del Belgio, uno della Germania, uno della Francia, e noi faremo per l'Italia, per cercare di validarlo anche in questi 4 paesi, perché riteniamo che sia estremamente importante che anche uno strumento per lo sviluppo emotivo, e che è basato su questo parametro del gioco, e che può ben andarsi a integrare con altri strumenti di tipo più per l'oratorio di sviluppo emotivo, come i reattivi carta e matita, questo è particolarmente interessante, specialmente per quei bambini che hanno un disturbo del neurosviluppo in cui la componente dispratica, ad esempio, è tale per cui non riusciamo facilmente a utilizzare gli stessi principi, o quei bambini che non hanno un linguaggio così ricco da poter essere valutati e interpretati dal punto di vista dello sviluppo emotivo, ad esempio con strumenti tipo favole della Dusso, tutto quello che abbiamo. E quindi questo è un elemento interessante, e questo aspetto diagnostico di sviluppo si correla con le diagnosi categoriali, avete visto DSM-5, e MAGIC-2 è per noi questo strumento, perché ovviamente abbiamo fatto in modo che quelle diagnosi dimensionali di sviluppo fossero su un sistema informativo. Chi mi conosce sa che è da 20 anni che utilizziamo un sistema informatizzato, questo però cosa ci ha permesso? Ci ha permesso di avere dei dati, ovviamente certo non è che tutti hanno tutto, perché non è possibile fare tutto a tutti, però abbiamo delle informazioni sulle varie dimensioni, pensate, su una casistica di circa 18.000 persone. Dal 97 ad oggi sono qui circa 15.000. Voi immaginate che noi abbiamo avuto la possibilità di poter vedere bambini con quel tipo di disordine dello sviluppo che avete visto prima, con disagio dello sviluppo. Mediamente vediamo circa 2.000 bambini all'anno, e questo chiaramente ha permesso di avere una banca dati davvero preziosa. In conclusione, quindi, quello che vorrei dire, perché il modello Dosen è stato per noi un bell'incontro, perché ci ha permesso intanto di valorizzare l'attenzione allo sviluppo emotivo, intanto di utilizzare uno strumento qualitativo che nel tempo è diventato quantitativo, e che può permetterci insomma di ampliare l'arsenale di quello che possiamo fare in un'area che purtroppo è negletta, specialmente in alcuni bambini che, a causa di alcune diagnosi, sembra quasi che non ci si ponga abbastanza la domanda o il problema di come sta questo bambino, di come si sente questo bambino, e anche portare le persone a dire che quando uno ha un disturbo del comportamento, secondo l'impostazione di Dosen, il comportamento non può essere visto solo
come comportamento se è problema o no, cosa che certamente ha delle valenze dal punto di vista ovviamente dell'interazione sociale, ma bisogna anche cercare di capire quello che c'è dietro i comportamenti. Ed ecco perché concludo questa relazione dicendo che la valutazione dello sviluppo emotivo è estremamente importante e che deve diventare ovviamente uno dei pilastri che sistematicamente deve essere incluso nell'ambito delle valutazioni, e penso che la relazione che mi ha preceduto, dico meglio di così, non lo poteva stressare. Grazie.